Salve ragazzi e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere come oscurare, pixelare, sfocare un oggetto, un volto, una targa, una marca in un video. E lo andremo a fare con CapCut direttamente tramite il telefonino. Ok, lo so, con altri programmini tipo DaVinci, Resolve, potete farlo tramite il computer in maniera più professionale ed automatica. Ma questo è un modo veloce e sbrigativo per farlo tramite telefonino. Ma prendiamo subito il nostro telefonino ed apriamo CapCut, app potentissima per editare video direttamente sul telefonino, ma anche sul computer, gratuita tra l'altro. Ed importiamo il video. Io ho creato un video al volo, adesso ve lo faccio vedere. Ecco qui, ho aggiunto il video che è essenzialmente questo qui, un video veloce veloce dove io voglio andare a oscurare il 304 come se fosse una targa. Vediamo, video di 20 secondi. Adesso con il video importato vado in basso e clicco su effetti dove c'è la stellina. Poi dovete cliccare su effetti video. Vi ricordo che se non siete connessi ad internet non comparirà nessun effetto video. Qui dovete cercare in alto, vedete che scorre il menu in alto, lente, e in lente dovete cercare blur o sfoga. Vediamo se lo troviamo. Proviamo l'altra sfocatura, anzi lo cerco qui sopra. Sfocatura, ho digitato sfocatura, vado, cerco. Interessa questa qui perché vediamo l'esempio della sfocatura dall'anteprima. Noi interessa la sfocatura base. Ok, sì, va benissimo, torno dietro ed ecco qui che possiamo notare che il mio video, anzi applichiamo, possiamo notare che il mio video è sfocato. Applichiamo la sfocatura a tutto il video, pigiamo sull'effetto e spostiamolo fino a fine video, fino a qui, ed ora possiamo notare che tutto quanto l'oggetto in questione è sfocato. Noi dobbiamo sfocare solo una piccola parte. Allora, cosa facciamo? Torniamo indietro, ci piazziamo all'inizio del video e negli effetti che vediamo, anzi nelle caselle che vediamo qui in basso, clicchiamo su sovrimpressione, che dovrebbe essere in inglese overlay. Clicchiamo sopra e cliccando ancora su aggiungi sovrimpressione andiamo a caricare di nuovo lo stesso video. Ecco, ho caricato di nuovo lo stesso video che si va a posizionare di sotto, lo vedete selezionato, e vado a regolare il mio video nella grandezza del video dell'altro video che c'è sopra. Adesso ho la stessa dimensione, lo regolate con le due dita. Ora possiamo vedere che non c'è più la sfocatura perché il video che è passato in primo piano è quello nuovo. Torniamo al video appena aggiunto, cioè è quello sotto, nella parte sottostante, e con il secondo video selezionato, cioè quello senza sfocatura, cerchiamo qui in basso maschera. Vediamo un po' se la troviamo. Sì, eccola qua, maschera. Qui selezioniamo la maschera, io sceglierò la maschera rettangolare e con la maschera rettangolare selezionata clicco in basso a destra su inverti. Ok, adesso abbiamo invertito l'ordine dei video e possiamo regolare la nostra maschera sempre con le nostre due estensioni, le due dita. La vado a regolare sul 304 perché io voglio escludere questo 304. Adesso sono un po' impedito nella regolazione, ma va bene, la faccio grande, la sto facendo al volo, la faccio così, eccola qua, precisa. Clicco sul segno di spunta ed ecco cosa succede adesso. Succede che la sfocatura è stata applicata, però quando il video si muove potete notare che la sfocatura scappa perché è fissa. Cosa dobbiamo fare per fargli seguire il video, anzi per fargli seguire la parte da sfocare? Io torno indietro all'inizio del video con il secondo video selezionato, vado a cliccare qui in alto dove potete vedere a fianco la freccetta ricurva in alto a destra sotto il riquadro,
il simbolo con il più, clicco su quel simbolino e compare adesso una freccetta rossa qui giù. Il simbolo con il più è diventato un simbolo con il meno. Ora tutto quello che devo fare è muovere il video fino a quando non scappa la sfocatura. È un'operazione che bisogna fare con pazienza. E vado giù in maschera, eccola, e sposto il mio riquadro leggermente a destra o a sinistra dove scappa la sfocatura. Clicco sul segno di spunta e ripeto l'ennesima operazione. Adesso la sto facendo malissimo, ragazzi, eh. Ripeto l'ennesima operazione, più maschera esposto, per tutto quanto il video. In pratica l'effetto finale, nel finale verrà un effetto tipo questo qui, con la sfocatura che andrà a seguire l'oggetto da sfocare. Adesso ecco, l'ho fatto un po' male perché l'ho fatto al volo, ma capitemi, comprendete le mie difficoltà. Non è comunque difficilissimo, ci vuole un po' di pazienza, ma poi ci si riesce agilmente. Una volta salvato il video, elaborato, fatto, uscirà qualcosa del genere. Ecco qui, fatto molto male, ma ho provato a farlo al volo, ragazzi, la sfocatura, dovevo mettermi lì piano piano. Qualcosa del genere, fatto molto molto male. Questa è l'essenziale delle istruzioni per sfocare un oggetto, un volto, una targa con CapCut direttamente dal telefonino. Bene ragazzi, spero di avervi aiutato a risolvere un problema che è quello della privacy, quindi sfocare volti, targhe, serve sempre, soprattutto tramite telefonino, serve anche farlo al volo. Spero che questo video vi sia piaciuto, se sì iscrivetevi, mettete un commento, un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!